Volevo darvi aggiornamenti sulla challenge tra 2K 100K, e principalmente su due video, ovvero il secondo che ho fatto, quello su GameStop, e l'ultimo che ho fatto, quello su Harmony. Quindi quali sono queste novità? L'RC, che è una delle due coin di cui ho parlato in quel video, ha detto da poco che ci sarà un established partner per avere un market shop di NFT nel Q4. Quindi diciamo, questo faceva molto capire che sarebbe stato GameStop. Oggi c'è stato un leak da parte del repository GitHub di Loopring che va a quasi confermare al 100% la partnership tra GME, quindi tra GameStop, e Loopring. Quindi adesso sta salendo, in merito a questa notizia, il prezzo di Loopring, anche perché poi in realtà era crollato ieri con la discesa di tutto il mercato, però diciamo, in seguito a questa notizia sta salendo abbastanza il prezzo. E credo che salirà ancora molto quando effettivamente sarà ufficiale, quando poi verrà utilizzato per lo store di GameStop, perché ha guadagnato molta popolarità GameStop con il caso di Wall Street Bets e dello short squeeze. Quindi credo che molti andranno anche solo per il meme a utilizzare questo store e a comprare magari un NFT dallo store che utilizza Loopring. Continuo a dire, questi non sono consigli finanziari, questo è il mio pensiero, io la vedo così. Potrei sbagliarmi, ho fatto una previsione che secondo me era abbastanza ovvia, ma che non era per forza corretta. Quindi non è detto che GameStop avrebbe scelto per forza Loopring. Quindi ho fatto una previsione che è andata bene, ma ripeto, non sono consigli finanziari. Il secondo aggiornamento è su Harmony. Harmony sta crescendo tantissimo, da quando ne ho parlato che era 0,26, in realtà io l'ho comprata anche un po' prima. Come potete vedere, nell'ultimo mese ha fatto più del 100% e non credo si stia fermando nel breve periodo, perché se andiamo a vedere è ancora la 47esima su CoinMarketCap, tipo 50esima su CoinGecko e tipo la stessa capitalizzazione di mercato di eCash. Che cos'è eCash? È la stessa capitalizzazione di mercato di Flow, che è la blockchain che viene utilizzata da NBA Top Shot, ma alla fine non hanno per niente lo stesso utilizzo. Harmony ha molto più capitale di Flow. È la stessa capitalizzazione di mercato di. In realtà ha meno capitalizzazione di mercato di Aave, che è semplicemente un token di governance. E quindi ha una capitalizzazione di mercato che è praticamente la metà di quella di Tezos. Chi usa la blockchain di Tezos? Letteralmente, quale progetto e quale persone utilizzano la blockchain di Tezos al momento? Quindi credo che abbia ancora tantissimo spazio per crescere. Non c'è ancora Chainlink, quindi alcuni progetti stanno facendo fatica ad andare su Harmony. In particolare Aave dovrebbe andare su Harmony e Tranquil Finance, che è un money market come Aave, dovrebbe arrivare su Harmony il 31 ottobre o l'1 novembre. Però per i money market è necessario avere un Oracle come Chainlink, quindi quando verrà lanciata Chainlink, immagino ci sarà un'esplosione di progetti, quindi un'esplosione di money market che porterà a un'esplosione di progetti perché sarà possibile fare molto più yield farm, che porterà successivamente a un'esplosione ancora più grande di Harmony. Quindi credo che Harmony si possa posizionare almeno nella top 35, quindi vicino a Near Protocol, che comunque sta crescendo data l'annuncio degli 800 milioni dati in incentivi. E quindi credo che possa, diciamo, almeno raddoppiare la sua capitalizzazione di mercato attuale, quindi possa arrivare a un circa 70 centesimi per Harmony. Ovviamente questo non succederà domani, però credo che succederà abbastanza breve, perché Chainlink è stato semplicemente rimandato un 3-4 volte e quando finalmente lancerà potrà essere lanciato Aave. Quando verrà lanciato Aave gli verranno dati gli incentivi, ci saranno tantissime occasioni per farmare. Quando ci saranno tantissime occasioni per farmare, tantissime persone bridgeranno verso Harmony e inizieranno a farmare, e quindi ci creerà un loop positivo che porta molte persone a comprare Harmony, a entrare nell'ecosistema e a utilizzare i token di Harmony. Quindi se volete speculare potete comprare diciamo, il token stesso di Harmony. O se volete rischiare ma poter guadagnare di più, i token dell'ecosistema di Harmony, quindi ad esempio Jewel, che è l'altro token che ho comprato dell'ecosistema, che probabilmente non mi caricherà perché non sta andando con il market cap né CoinGecko oggi, quindi apriamo DeFi Llama.
Quindi, come dicevo, potete vedere altri progetti, magari potete vedere su DeFi Llama, potete vedere DeFi Kingdom, Viperswap, Farmers Only, Artemis, tutti i progetti che sono nativi di Harmony, quindi non SushiSwap Curve, che sono presenti su altre chain. E quindi tutti i progetti che sono più a rischio perché sono più piccoli, ma possono portare molti, molti più guadagni perché essendo più piccoli possono crescere molto di più. Se andiamo a vedere anche su DeFi Llama, Harmony al momento di TVL è 18esimo, cioè è sotto Osmosis, che è un DEX di Cosmos, è sotto Cielo, è sotto OKX Chain, che sono tutte chain che sono utilizzate, ma sono utilizzate da una propria nicchia. Quindi Harmony secondo me è una possibilità molto più grande di crescere e di arrivare anche di superare Waves, di possibilmente superare Arbitrum, Tron, di arrivare vicino a Polygon e a Phantom come TVL e se non come capitalizzazione di mercato, ma di salire molto come capitalizzazione di mercato. Quindi questi erano i due aggiornamenti. Diciamo, si stanno per realizzare due previsioni che avevo fatto in due video, quindi quella su Loopring, che probabilmente sarà il marketplace di GameStop, e quella di Harmony, che probabilmente sarà la nuova rotazione della DeFi, come è stata Polygon, come è stata AVAX, come è stato Phantom, e come possibilmente lo saranno Near Protocol o Secret Protocol in futuro, e di questo ne andrò a parlare magari nel prossimo episodio.